Come lo procede l'Hajduk di Spalato, pur avendo perso in casa contro i danesi del Vejle, a loro volta superati nell'incontro d'andata. È proprio il Vejle che va in vantaggio con Brilla al 21esimo del primo tempo, approfittando di una serie di incertezze della difesa spalatina. Rivediamo il lancio, che è bello, ma trova completamente smarcato Brill, e poi che fallisce il controllo in un certo senso. Si ritrova la palla a tre piedi, i due avversari si ostacolano a vicenda, porta completamente sguarnita da 10 metri, è un gioco da ragazzi riuscire a realizzare. Al 18esimo della ripresa Zeljko Vujković realizza il gol del pareggio per la formazione jugoslava. Gli jugoslavi sono, con la Francia, l'unica nazione che ha rappresentanti in tutte e tre le coppe ancora in corso. Ecco il gol di Zeljko Vujović, 1-1 al 18esimo, ma comunque al 25esimo, rivediamo l'azione intanto, al 25esimo sarà ancora Östersen a segnare per il Vejle, che vince per 2-1, ma aveva perso per 3-2 in casa l'incontro d'andata. La scatta la norma che vuole il valore doppio dei gol realizzati fuori di casa a parità di gol segnati. Hajduk qualificato, Vejle eliminato. Ecco, rivediamo la gran botta di